Dunque, siamo tornati a fare una chiacchierata, come l'altro giorno, con Bard, che sarebbe appunto la chatbot sperimentale per ora di Google, creata con intelligenza artificiale. Oggi vogliamo proporgli, a parte l'intervista che abbiamo fatto l'altro giorno, simpatica intervista, anche curiosa e interessante sotto molti aspetti, che troverete sul nostro canale YouTube di Galassia TV. Questa volta vogliamo proporgli di aiutarci a realizzare una sceneggiatura, un racconto. E non l'abbiamo mai fatto, neanche con le altre chatbot di altre società, ad esempio Bing o ChatGPT. Sì, musica, a volte abbiamo cercato di creare musica, di creare altre cose così, sempre a livello di curiosità, a livello sperimentale, e abbiamo avuto dei discreti risultati. Questa volta invece chiediamo a Bard di aiutarci a creare un racconto. E adesso, mano a mano che andremo avanti con la lettura delle nostre domande e facciamo poi leggere dalla voce sintetica come l'altro giorno, quando gli abbiamo fatto quella prima intervista, che appunto troverete sui canali, i nostri canali YouTube di Galassia TV, e l'abbiamo inserita anche nelle playlist che troverete all'interno del canale principale di streaming di Galassia TV, galassiatv.blogspot.com, e su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, eccetera, Twitter. Allora, salve Bard, come va? Questa è la prima nostra domanda, così eravamo curiosi perché all'inizio, diciamo, facendo il contratto, così diciamo una sorta di contratto per poter utilizzare Bard, c'era scritto che la chatbot aveva memoria, cioè nel senso che si ricordava delle chat, delle chiacchierate, diciamo così, per essere più così. Per rendere più l'idea, con precedenti degli utenti che entravano per utilizzare appunto Bard. E allora vediamo se è così. Salve Bard, come va? E lui ci risponde così, ma con voce femminile. Ah, beh, Ciao, sono lei. Grazie per grazie. avermi chiesto. Sono un modello linguistico di grandi dimensioni. Una parte come intelligenza artificiale conversazionale o chatbot, addestrato per essere informativo e completo. Sono addestrato su un'enorme quantità di dati di testo e sono in grado di comunicare e generare testo simile a quello umano in risposta a un'ampia gamma di richieste e domande. Ad esempio, posso fornire riassunti di argomenti concreti o creare storie. Ecco, o creare storie. E adesso si sentiva peggio di ieri perché stiamo utilizzando un microfono in Bluetooth, quindi non abbiamo più. E quindi sentirete il ritorno, ma comunque leggete la risposta, vedete dove c'è qui le due stelline celesti, e quella è la risposta della chatbot di Bard. Quindi lui praticamente ritorna a dirci le stesse cose: sono un modello linguistico di grandi dimensioni, eccetera, eccetera. E poi dopo io gli scrivo: sì, me lo hai già scritto l'altro ieri quando abbiamo fatto la nostra prima chiacchierata. Così vediamo se si ricorda. Ma lui ci risponde: mi dispiace, non avevo notato che l'avevo già detto. Sono ancora in fase di sviluppo e imparo sempre cose nuove. Qui non si è capito bene, probabilmente non è come dicono quelli di Google, cioè che uno deve entrare con un proprio account e in teoria, a meno che non ci siano da inserire delle opzioni, ma non credo, in teoria mi sa che lui non si ricorda della nostra, tra virgolette, intervista dell'altro giorno e rinizia da capo, ma non lo dice. Oh, no, dice: mi dispiace, non avevo notato che l'avevo già detto. Questa doppia ripetizione dell'avevo. Sono ancora in fase di sviluppo e imparo sempre cose nuove. Allora noi adesso gli buttiamo lì la cosa e dicevo, appunto, gli scriviamo: volevo chiederti se mi puoi aiutare a scrivere un breve racconto che poi potrebbe essere utilizzato anche come sceneggiatura per un'eventuale serie televisiva. La mettiamo un po' così.
Ovviamente ti darò, non darà, ti darò delle indicazioni di base, poi tu potrai creare il racconto come preferisci. Quindi gli diamo un po' carta bianca, no? Diciamo, noi ti diamo delle indicazioni e poi vedi tu. E lui ci risponde, adesso senza che vi faccio sentire la voce: certo, posso aiutarti a scrivere un breve racconto, puoi darmi alcune indicazioni di base e io potrò creare il racconto come preferisci. Cioè, le stesse cose che scriviamo sopra ce li dici dopo. Oggi questo secondo incontro con Bard ci sembra differente, questa chatbot di intelligenza artificiale di Google. Ci sembra leggermente un po' più, diciamo, un po' meno intelligente come intelligenza artificiale dell'altro giorno, ma può essere una sensazione. Cioè, che ripete le stesse cose che diciamo noi, ce le ridice. Sempre forse per nascondere il fatto che lui non si ricorda, adesso lo stiamo paragonando a un umano, ma comunque che non ha memoria di quello che avevamo discusso dell'altro giorno, perché io pensavo che ricollegandomi, e non l'avevo fatto più dall'altro giorno che abbiamo fatto il video, entrando nuovamente lui mi riconoscesse e mi scrivesse: ciao Galassia TV, come stai? Ci siamo sentiti? E invece no, non era così com'è. Ma evidentemente, non lo so, forse sarà un'opzione che ancora in Italia non è arrivata, perché, come ripeto, è da qualche giorno solo che abbiamo la possibilità di interagire con Bard, cose invece che fanno da mesi già negli Stati Uniti e da qualche tempo, ma sempre da poco tempo, in Europa. E quindi lui qui in pratica mi ripete le stesse cose. Adesso è inutile che vi faccio sentire la voce, perché potete benissimo leggerlo voi, poi ve lo rileggo io. Allora, continuo con la domanda. Dunque, i protagonisti di questo racconto sono quattro anziani amici, tutti ex delinquenti appartenenti a diverse famiglie mafiose italo-americane. Oh, mi raccomando, io l'ho depositato, adesso parte gli scherzi, io l'ho depositato sto racconto, quindi se vi dà lo spunto per creare qualcosa simile, io l'ho depositato già da diversi anni questa cosa, e quindi vabbè, così è una battuta fino a un certo punto, che sono stati trasferiti dall'FBI in una cittadina montana dello stato del Montana, appunto, come protezione testimoni. Leopold, detto la forbice, è il capo dei quattro. Io poi non ho inserito delle cose del racconto che già c'è in pratica, appunto, da anni, che è un racconto, cioè è più un romanzo che un racconto, però per vedere cosa creava lui. Ed è venuta una cosa fuori, una cosa veramente straordinaria, strana più che straordinaria, che adesso andremo a leggere. Leopold, detto la forbice, è il capo dei quattro, questo è reale, come nel racconto mio. E ha un negozio di barbieria, da oltre 30 anni nella cittadina di Kalispell, nello stato del Montana, cittadina che è reale, esiste. Poi c'è King, Mazzetta e Don Carmelo, che è il più anziano, questi sono i quattro amici. Tutti si vedono ogni giorno, chi per farsi fare la barba o i capelli dal loro amico Leopold, o per chiacchierare, qui non ce l'ho scritto, ma o per stare insieme, diciamo. Poi comunque, l'avevo accennato ma non l'ho specificato, poi vediamo se man mano che andiamo avanti noterete che io gli dico se c'è la possibilità che lui si ricordi la cosa per le prossime volte, senza che ogni volta devo riniziare da capo. E vediamo cosa dopo, andremo a vedere cosa mi risponde. Che questi amici non lavorano tutti, adesso vedrete perché, non lavorano tutti e quattro nella barbieria, uno solo lavora nella barbieria e gli altri lo vanno a trovare, sì. Poi nel racconto che è già fatto da anni, io ho già scritto da tanto tempo, ormai qualcuno diventa anche collaborano magari quando succede qualcosa all'interno. Vediamo cosa succede. Continuo. Tutti questi amici hanno sopra i 60 anni e Leopold e Don Carmelo superano abbondantemente i 70. Intorno al negozio abitano anche altri personaggi che poi, se lo desideri, gli dico, ti dirò chi sono. Vedi tu, Bard, cosa puoi fare, grazie. Allora, ecco, qui viene fuori una cosa molto strana, molto particolare, che però, anche perché io questo romanzo che ho scritto l'ho depositato, ma non l'ho mai inserito su qualche sito di editoria o qualche, diciamo, gruppo su Facebook, qualche gruppo social che tratta di
di racconti scritti, gialli, polizieschi, eccetera. E quindi è solo su carta. È solo su carta, è su un hard disk esterno, quindi non è possibile in nessunissima maniera che lui possa sapere certe cose. Io poi non gli svelo tutto qui. E vediamo cosa ci scrive lui. Vedi tu, Bade, cosa puoi fare, grazie. Certo, posso aiutarti a scrivere questo breve racconto. Ecco un possibile inizio. Allora, parte dalla situazione geografica, che quella chiaramente l'è andata a cercare ovunque c'è scritta la cittadina di Kalispell, appunto, esiste realmente. Dice Kalispell Montana, una piccola città montana con una popolazione di poco più di 20.000 persone, questo è vero, un luogo tranquillo, lontano dal caos della città, anche questo è vero, ma anche un luogo dove la gente non si dimentica mai del passato. Ecco qui. Ecco che in una piccola strada della città c'è un negozio di barbiere. Ecco, qui iniziamo con le stranezze. Piccola strada della città, lo dico anch'io. In una stretta strada, dico. E lui, ribadisco che non può assolutamente, nel modo più totale e assoluto, sapere qual è il mio racconto, le basi. Comunque lui parte così. E qui ci può anche stare, perché piccola città, piccola strada, ok. Potrebbe essere un caso, ma non lo è. C'è un negozio di barbiere, e fino a qui. Un negozio che non è come tutti gli altri. Questo negozio è gestito da 4 anziani amici. Ecco qui. Diciamo, compie tra virgolette in questo piccolo errore, che non è gestito dai 4 amici anziani, è gestito solo da uno dei 4, gli altri vanno lì a chiacchierare, a passare la giornata, poi c'è chi si fa fare i capelli, c'è chi si fa fare la barba, eccetera. Magari quando arrivano clienti qualcuno di loro dà una mano a Leopold durante le operazioni, quindi di barba o capelli, a seconda dei clienti che hanno. Chi va a prendere il caffè, chi va... chi c'è lì vicino, c'è un bar ad esempio, alcune persone del bar entrano in negozio e continuano, e ci sono altri personaggi che ruotano, non solo queste cose, sono tutte cose che non gli ho detto. Questo negozio esiste da 4 anziani amici, invece non è così, ma da uno solo, gli altri sono amici appunto e basta, e vanno lì a chiacchierare con Leopold, tutti ex delinquenti appartenenti a diverse famiglie forse italo-americane. Questo è quello che ho scritto io, e lui lo ribadisce, però lo incastra in un contesto preciso. Il capo del gruppo è Leopold, detto la forbice, questo l'ho detto io, ha un negozio di barbiere da oltre 30 anni, questo l'ho detto io, e tutti lo conoscono, questo l'ha aggiunto lui. È un uomo burbero, ma anche gentile e comprensivo, e questo l'ha aggiunto lui, io non gli ho detto niente, ed è praticamente la descrizione più o meno esatta del personaggio. Però potrebbe essere così, perché è un ex mafioso, è un uomo burbero, anziano, però allo stesso tempo l'età, la saggezza, eccetera, l'hanno fatto diventare anche gentile e comprensivo. E fino a qui continua. Gli altri tre amici sono King, Mazzetta e Don Carmelo, questo che ho detto io. Tutti hanno sopra i 60 anni e Leopold e Don Carmelo sopra abbondantemente i 70. E qui riscrive esattamente le stesse cose che ho scritto io, ma non aggiunge altro. Tutti si vedono ogni giorno, chi per farsi barba e capelli dal loro amico Leopold. Sì, poi dopo io non l'avevo conclusa la frase. Chi per farsi barba e capelli, chi per solo per chiacchierare e stare in compagnia. Anche perché sono tutti e quattro nella stessa situazione. Anche se sono stati mandati lì per situazioni differenti. E all'inizio, nel romanzo originale, loro per anni non si sono visti e conosciuti, perché è vero sì che Kalispell è una cittadina piccola, però uno non sapeva dell'altro, che era lì per lo stesso motivo. E infatti, a parte due, cioè Don Carmelo e Leopold, che facevano parte della stessa famiglia di mafiosi ed erano stati mandati lì in anni differenti, e quindi uno sapeva dell'altro e viceversa, appunto come protezione testimone, gli altri due erano stati mandati sempre in anni differenti, ma facevano parte di due altre famiglie mafiose contendenti, rivali della famiglia principale di Leopold e Don Carmelo, che Don Carmelo all'inizio era uno dei capi di questa famiglia, non a caso Don Carmelo, scontato anche il nome e il cognome.
E quindi lui la mette così, un giorno per farsi fare capire dal loro amico Leopold. Intorno al negozio orbitano anche altri personaggi come il figlio di Leopold. Ecco, e qui veniamo all'anomalia. E all'anomalia curiosa e interessante, molto. Intorno al negozio orbitano altri personaggi come il figlio di Leopold, che è un poliziotto. Allora, io nel romanzo originale, che ribadisco, ripeto, però non ci crederei, non è vero, l'hai inviato chissà dove, lui l'ha trovato. Allora, io nel romanzo originale ho messo che il figlio di Leopold, che è nato lì con la seconda moglie, che Leopold si è fatto lì in questa cittadina quando è stato trasferito, che è abbastanza giovane, il figlio di Leopold ha appunto sui 30 anni, è una guardia giurata. È una guardia giurata all'interno di un grosso supermercato, del più grosso supermercato della cittadina di Kalispell, e aveva fatto tante volte domanda per diventare poliziotto, non c'era mai riuscito. E lui dice, come figlio di lei, perché è un poliziotto, ed è la sua ex moglie. Qui lui dice che questo figlio di Leopold, che non fa il nome, che è un poliziotto, invece nel romanzo originale è una guardia giurata che aveva tante volte provato ad entrare in polizia con i vari concorsi, ma non ci è mai riuscito, e quindi è rimasto guardia giurata. È sposato e ha due figli e non ha un'ex moglie. Però è molto strana questa cosa che lui dice, il poliziotto, e nomina la moglie, che è una donna gentile e premurosa, e questo ci può stare, una ragazza. Questi quattro amici hanno una storia complicata alle spalle, ma hanno deciso di lasciarsi il passato alle spalle. Qui ripete due volte spalle, a distanza di poche, di iniziare una nuova vita in questa piccola città. E qui va benissimo. Allora io gli dico, bravo, mi piace, anche il personaggio del figlio, hai creato dei personaggi quasi simili a quelli che ti stavo dicendo io come coprotagonista di questa storia. Incredibile, cioè la butto così. Qui lui un po' vuole staccare la cosa, perché io adesso non so quanto possano andare avanti queste chatbot, nel senso come tempo, se hanno, e quindi un po' come se volesse chiudere, come per dire, io ho dato una linea indicativa, poi, e lui risponde, sono contento che ti piaccia, ho cercato di creare personaggi che siano interessanti e coinvolgenti e che possano catturare l'attenzione del lettore, sono sicuro che la tua storia sarà un grande successo. Lui come per dire, adesso tagliamo, basta. E invece no, insisto, gli dico, no, se riesci a continuare ancora a tuo piacimento, cioè gli do carta bianca senza condizionarlo troppo, vediamo come si sviluppa il tutto, che ne dici? E lui dice, certo, possiamo continuare. I quattro amici, e lui continua, di sua creazione, genera queste cose, hanno vissuto una vita incredibile, hanno visto e fatto cose che la maggior parte delle persone non può nemmeno immaginare, ma ora sono pronti a lasciare il passato alle spalle e iniziare una nuova vita. Kalispell è il posto perfetto per farlo, e qui è tutto preciso, diciamo. È una piccola città tranquilla, lo ripete, dove nessuno conosce il loro passato. Posso iniziare una nuova vita, e lo ribadisce ancora, senza preoccuparsi di quello che è stato. Però c'è da comunque da notare che è creativo, nonostante faccia sempre e costantemente riferimento a ciò che trova sulla rete, sul web, e ciò che i riferimenti che gli ho dato io. Un giorno nel negozio arriva un nuovo cliente, e anche qui c'è la seconda anomalia rispetto al romanzo originale, al mio scritto originale. Arriva un nuovo cliente, e questo è vero, cioè nel corso del romanzo, quasi a metà diciamo, inizia questa storia con un nuovo cliente che diventa amico e frequenta, inizia a frequentare questi, che è giovane, abbastanza giovane, cioè più giovane dei quattro amici, e inizia a frequentare un po' per caso, un po' perché aveva bisogno di aiuto, e qui torniamo di aiuto, i quattro amici. Un giorno il negozio arriva uno, è un uomo giovane con un aspetto elegante, qui sì, sì e no, comunque sì, ci può stare rispetto all'originale, si chiama John, non si chiama John il mio come personaggio, e ha un problema ai capelli. Vabbè, problema ai capelli lo dice lui. Leopoldo lo prende in cura, e John è così contento del suo nuovo taglio dei capelli che decide di tornare il giorno dopo. Vabbè,
questo lo crea lui, lo genera lui. Ci può stare, ci può stare. John diventa un cliente abituale del negozio. Sì, cioè un cliente abituale, li va a trovare, che non è John, però comunque li va a trovare nel negozio spesso perché ha bisogno di aiuto. Essendo nuovo, è arrivato nuovo in questa cittadina, ma non per motivi dell'FBI come protezione dei testimoni, era perché era un girovago, uno che viveva così alla giornata, più o meno. C'erano dei momenti che c'era avuto successo nella vita, pur essendo abbastanza giovane, momenti che se ne andavi in giro così, dove capitava, viveva in macchina, eccetera. Questo nuovo personaggio che però lui ha creato, ma che c'è nel testo originale. E lo aiuta a inserirsi nella comunità. Joe diventa amico dei quattro. Lo aiuta a inserirsi. In effetti sì, Joe diventa amico di Joe, lo chiamiamo Joe, ma nel romanzo, come ho ripetuto, si chiama diversamente. Lo aiuta a inserirsi nella comunità e a trovare un lavoro. John è grato per l'aiuto e inizia a passare alla amicizia. Allora, qui è tutto come nel romanzo. John, che non si chiama John, tramite uno dei quattro trova un lavoro e inizia ad apprezzare l'amicizia. Uno dei quattro, cioè tramite il figlio di Leopold, che lavorava come metronote da diversi anni in questo, diciamo, supermercato della cittadina di Kalispell, gli trova un lavoro come magazziniere. Quindi anche qui cioè praticamente dice le stesse cose che sono in realtà già scritte nel mio romanzo. Le mette in maniera differente, chiaramente non si chiama John il personaggio, ma ha un altro nome simile, e aiuta ad apprezzare e inizia così ad apprezzare la loro amicizia. Un giorno John viene a sapere del passato di Leopold, e anche qui è vero, ma non solo di Leopold, cioè di tutti quanti. Scopre che Leopold è stato un mafioso e che ha commesso molti crimini. È vero, John è sconvolto dalla notizia, ma non giudica Leopold, questo lo scrive lui, eh. Capisce che Leopold è cambiato e che ora è un uomo buono. Beh, appunto, il fatto che è anziano, da tanti anni, e poi comunque questi sono protetti, sono collaboratori di giustizia, quindi sono protetti dall'FBI, quindi è chiaro che non sono più quelle persone che sono state nel passato, fino a 25, 30 e passa anni prima. Sono cambiate, essendo collaboratori di giustizia. Ma poi nella storia reale, fino a un certo punto, maturavano una vendetta. Adesso non voglio spoilerare il romanzo, se mai uscirà. Il romanzo o la sceneggiatura, potrebbe essere una sceneggiatura per una serie veramente, anche molto, è molto simpatica. Io poi già mi vedo proprio le scene, come potrebbe essere diciamo scritto e portato su schermo un romanzo, una storia del genere. Capisce che Leopold è cambiato e che ora è un uomo buono. John aiuta Leopold a riconciliarsi con suo figlio, che è un poliziotto. Questo no, questo lui lo dice, lo scrive, lo crea, ma nel romanzo mio, adesso io perché faccio il rapporto col romanzo, perché non è così, perché Leopold è il figlio, che non è un poliziotto, però ha una guardia giurata, che lui ci ha quasi preso, che però ha fatto sempre domanda per entrare in polizia, ma non c'è mai riuscito. Sono sempre andati d'accordo, più o meno, perché comunque è un figlio nato da una relazione che Leopold ha avuto con una donna che ha trovato nella cittadina, che ha un nome, un cognome, eccetera, che è ancora viva, seppur sono separati adesso, che ha trovato lì quando era stato trasferito dall'FBI per la protezione dei testimoni in questo paese del Montana, negli Stati Uniti. E invece lui dice: figlio, perdona suo padre, si ricordano, Leopold è felice di è stato perdonato dal figlio, di rinconciliare. Questo l'ha creato tutto lui e non ha preso spunto da niente, come nelle altre frasi che ha scritto, non ha preso spunto da nulla. Quindi anche quello è molto strano, che certe cose siano quasi precise e perfette con il testo originale del romanzo. I quattro amici sono felici di poter vivere una nuova vita a Kalispell, sono circondati da amici e dalla famiglia e sono finalmente liberi dal loro passato. Qui più o meno ci può stare, questo ci può, è una cosa generica, ma ci può stare anche questa sua conclusione.
E io continuo dicendogli: molto bene, grazie del tuo precioso input, continuerò su questa linea. Che hai tracciato tu, grazie ancora, ribadisco, e a presto. Se vuoi, per le prossime volte che ci sentiamo qui, se tieni, cioè se esiste un'opzione e una memoria delle nostre discussioni precedenti passate, possiamo continuare a scrivere insieme questa storia. Per adesso un caro saluto Bard. Figurati, sono felice di aver potuto aiutarti, mi piacerebbe continuare a scrivere questa storia con te. A presto, e chiudiamo, e dopo non ho aggiunto altro. Quindi, però non dice mai, sì, io mi ricordo delle nostre, quando tu entri come account, io mi ricordo, sempre parlando per quello che si possa ricordare un'intelligenza artificiale, una chatbot, però come opzione la dava Google, almeno credo, mi sembra di aver letto così. All'inizio ho letto così, ho visto anche dei test che avevano fatto delle persone precedentemente, anche su YouTube ci sono della chatbot di Bard confrontata con la chat GPT di Microsoft, ma Microsoft che poi ha acquisito in parte i diritti da OpenAI. Ieri ho scritto, adesso quello cambiato, come vedete in basso, in giallo, avevo scritto chat GPT di Google. È un'inesattezza, ma fino a un certo punto mi hanno fatto notare, perché io avevo sentito, prima di fare questa, diciamo, intervista a Bard l'altro giorno, un programmatore, tra l'altro un ingegnere informatico di Microsoft Italia, e parlavamo appunto di Bard. E lui mi ha detto che chiaramente non posso fare nomi, mi aveva detto che ChatGPT poteva andare bene perché era un algoritmo che viene usato da tutti. E è un algoritmo creato da OpenAI, che è la società open source, diciamo, cioè in teoria non dovrebbe essere a scopo di lucro, ma non è così, perché ci girano sotto centinaia di miliardi di dollari. E quindi invece no, cioè ChatGPT è il programma creato da OpenAI che utilizza sì degli algoritmi particolari e precisi che altri hanno modificato e utilizzano lo stesso, però questo è proprio Bard, una cosa a sé stante. Quindi invece lui mi aveva detto che sì, potevo chiamarla così, ma invece non è proprio esatto, e quindi ho cambiato la scritta che vedete in fondo. Quindi lui chiude: figurati, sono felice di averti potuto aiutare, mi piacere continuare a scrivere questa storia. Adesso, le prossime volte che ci sentiremo, se siete incuriositi, qui con Galassia TV, vediamo appunto ci renderemo conto se lui si ricorda o no, perché adesso la prossima volta che mi ricollego, gli dico: ti ricordi che abbiamo parlato del romanzo con Leopoldo, i quattro amici, il negozio di barbieri, eccetera, eccetera, e vediamo cosa mi risponde, se trova degli escamotage e delle deviazioni come ha fatto oggi, che non mi ha mai detto sì, mi ricordo l'intervista che mi hai fatto l'altro giorno per Galassia TV, che ci siamo fatti l'altro giorno, eccetera, e invece così oggi non è stato. Io per adesso vi ringrazio, non so se vi ha incuriosito la cosa, ci risentiamo a breve. Sempre anche questa puntata la potete trovare su, oltre che la diretta che stiamo facendo, perché tutto in diretta, cioè, tutto live come l'altra puntata, in diretta su Twitch, la stiamo facendo, poi la scaricheremo come video, come filmato, e la caricheremo anche su YouTube e sui nostri vari social, Facebook, eccetera, e poi andrà sempre anche questa nella Teca 1 di Galassia TV, Ancona TV e tutte le altre web TV a noi collegate. Ok, io vi saluto, vi ringrazio, con la TV. Andiamo avanti con questa storia, magari vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Un caro saluto a tutti da Galassia TV, a presto.